Signore e signori, buonasera e ben ritrovati con il Trading Club. Io sono Matteo Nelli, una trader specializzata in investimenti in materie prime e questa sera ho il piacere di dare il via a 2 settimane davvero molto molto speciali. Adesso vediamo tutti i dettagli, ma come sempre, frase di rito. Sun Tzu, sempre belle le sue frasi. I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere. Ora andiamo a vedere un po' il palinsesto della settimana. Infatti, come annunciavo, non una, ma ben 2 settimane davvero molto speciali, perché non solo vi daremo la possibilità di assistere alla classica Trader Room delle 20:45, ma potrete vedere anche la sessione successiva, appunto il laboratorio operativo che va sulla parte successiva della sessione. Sono solitamente sessioni ad abbonamento, quindi non c'è sempre la possibilità di vederle. Invece in queste 2 settimane avrete tutti la possibilità di assistere questa sera all'Investors Club, che è la nostra parte un po' più legata agli investimenti. Dopo vi spieghiamo meglio in che cosa consiste. Avremo martedì, quindi domani, alle opzioni. Ci sarò io mercoledì con il commodity spread e chiuderà la settimana Paolo con il beta e infine venerdì con l'intraday Samuele e Lorenzo. La prossima settimana andremo un po' a replicare questo palinsesto, ma come sempre con novità, anche perché andremo via via ad operare sempre di più in diretta su un conto reale, come facciamo di consueto, quindi sicuramente ci sarà da divertirsi. Ma entriamo sempre più nel vivo di quello che faremo questa sera. Prima però avrò il piacere anche di raccontarvi un po' tutta la nostra storia. Prima di tutto questo, sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Anche questa sera, come sempre, vi ricordiamo la possibilità di rivedere tutte queste sessioni sempre qui sul nostro canale di YouTube. Pertanto, se siete interessati ad un argomento, una sera però avete un impegno, non riuscite ad assistere alla diretta, nessun problema, rivedete tutto appunto sul nostro canale. Quindi il consiglio è sempre quello di iscrivervi, così rimanete sempre sul pezzo, sempre aggiornati un po' con tutte le nostre novità. Ora, volevo dare una piccola anticipazione, prima di arrivare ad argomenti sempre più operativi, di chi siamo noi, un po' la nostra realtà, quello che facciamo, quali sono un po' gli obiettivi di tutte queste sessioni che facciamo ormai dall'inizio dell'anno, sempre qui in diretta sul nostro canale YouTube. Dovete sapere che siamo una squadra di trader e non solo, ovviamente per realizzare tutto quello che facciamo, ma siamo fondamentalmente dei trader indipendenti. Che cosa significa? Significa che non siamo legati a nessuna banca, a nessun broker, quindi siamo assolutamente privi di qualsiasi conflitto di interesse. Siamo stati legati con una collaborazione in passato a Interactive Brokers, che è la piattaforma, il broker americano che tuttora utilizziamo. Non perché siamo sposati con loro, ma assolutamente perché è una piattaforma efficiente con bassi costi che ci permette di andare un po' a 360 gradi su tutto il mercato, quindi facendo tante attività diverse, un po' come vi abbiamo mostrato prima, diventa davvero molto comodo. In più è anche una piattaforma sicura. Ma il nostro vero obiettivo è la vostra soddisfazione e quindi fare in modo che le persone che ci seguono, oltre ad essere contente, piano piano ovviamente raggiungono dei risultati. Ci interessa la vostra soddisfazione non perché oggi, il 14 settembre, ci siamo svegliati buoni o i mesi precedenti la stessa cosa, ma semplicemente perché più voi sarete soddisfatti, più voi potrete fare una buona passaparola, portarci degli amici, un po' come si vede anche in queste immagini. Vi lascio anche un esempio degli ultimi giorni. Sabato saremo a Torino in un evento privato organizzato proprio da una nostra cliente che ha sposato
sposato un po' la nostra realtà e quindi ci ha dato una mano un po' a diffondere la nostra voce. Quindi è ovvio che più c'è un vostro risultato, una vostra soddisfazione, voi crescete come, diciamo, trader e investitori e noi cresciamo come società. Quindi diventa veramente un gioco di squadra per una vittoria, per un vantaggio reciproco. E per ottenere veramente, secondo me, la soddisfazione di qualcuno in questo campo, bisogna farlo per forza con fatti e con risultati concreti. Ecco perché la nostra formazione è qualcosa di davvero molto unico nel panorama italiano e a volte diventa anche difficile, come dire, descriverla, differenziarla magari da altre realtà. Ecco perché abbiamo deciso questa sera, nelle prossime settimane, di aprire un po' le porte a tutto quello che facciamo, così senza belle parole, senza solo delle belle slide, possiamo farlo davvero in prima persona. Ovvero non ci limitiamo a lezioni, come dire, da lavagna, lezioni teoriche, ma facciamo qualcosa di davvero molto pratico. Un esempio che faccio spesso, e lo riporto anche questa sera, diventa un po' impossibile prendere la patente dell'automobile solo con la teoria, solo imparando i cartelli, le precedenze, ma bisogna andare sull'auto e guidarla effettivamente. Ecco, con chiaramente le dovute differenze, è quello che ci proponiamo di fare un po' tutte le sere, tutte le settimane, su un conto reale, con soldi veri, operando di fronte a voi, ma non solo per, come dire, far vedere quanto siamo belli e bravi, ma soprattutto per riuscire molto meglio a passarvi conoscenze ed esperienza, perché ogni posizione, ogni strategia la andiamo un po' a commentare, a motivare, e quindi c'è una crescita piano piano nel tempo tutti insieme. Questa sera, soprattutto nella parte successiva, avremo il nostro Andrea Arnesano che ci farà conoscere sempre di più la nostra parte legata agli investimenti. Anche perché qua una prima differenza importante che vi vogliamo lasciare, una non esclude l'altra, ovviamente come attività, ma la prima, quella un po' più legata all'investimento, è qualcosa che può essere un po' assimilato alla creazione di un fondo pensione, ovvero la possibilità di ottenere una rendita, ma una rendita un po' più nel lungo termine, un po' più un obiettivo, se così lo possiamo definire, annuale. Chiaramente questa è un po' una nostra suddivisione, non vogliamo, ecco, ridefinire la finanza, però sicuramente l'investimento è qualcosa anche di più, per certi versi, rilassato, tranquillo. Il trading è qualcosa di un pochettino più veloce, che ci permette di ottenere un vero e proprio stipendio mensile. Ma attenzione, non fraintendiamoci, noi odiamo il trading. Avete capito bene? Odiamo il trading quando è visto un po' come una scommessa, un po' come andare al casinò. Amiamo il trading se è visto come una gestione, appunto, proattiva del nostro capitale, ma una gestione anche parsimoniosa, oculata. Quindi un po' le due cose in realtà si fondono, ma incominciamo a fare un piccolo passo di chiarezza e diamo un attimo la parola al nostro Andrea, che sentiremo anche più avanti. Sì, grazie mille Matteo e ben ritrovati a tutti finalmente con questa ripresa, diciamo, anche per i nostri palinsesti, per questo enorme regalo che l'amministrazione ci ha concesso di fare a tutti voi che ci state seguendo. Esatto, questa sera, tra pochissimo, andremo a vedere quelli che sono i nostri principi da applicare all'attività di investimento sul più lungo periodo e poi andremo anche a vedere come è composto il nostro portafoglio, quali risultati stiamo ottenendo, insomma, i primi passi per liberarvi finalmente dagli investimenti bancari tramite fondi comuni, tramite assicurazioni, ma per tornare a essere padroni del vostro capitale. Quindi vi aspetto tra pochissimo e lascio nuovamente la parola a Matteo. Grazie, grazie Andrea. Oltre a tutta questa parte interessante, rimanete anche con me, anche con tutti noi, prima della sua parte, in quanto ci sarà anche, come dire, una promozione, un'offerta davvero molto speciale per le settimane successive e entreremo più nel dettaglio anche dei risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento. A questo proposito, vediamo un grafico un po' a lungo termine dell'S&P 500, è il future con scadenza
partenza a settembre e il buon Paolo ci sta facendo vedere come un po' tutti ormai l'abbiamo anche conosciuto quel periodo di lockdown, noi forse doppiamente sapendo che siamo molti di Codogno, comunque di una zona davvero molto colpita, ma non vogliamo parlarvi delle cose che vi raccontano un po' i telegiornali tutta sera, ma rimaniamo un po' focalizzati sui mercati. Vediamo come c'è stato un crollo del, diciamo, 30-40% piuttosto importante proprio nel periodo di marzo. Qui vediamo l'S&P che sicuramente insieme un po' tutta gli indici, un po' tutti gli indicatori americani hanno recuperato davvero molto bene, sicuramente più in difficoltà l'Italia e l'Europa in generale. Vi facciamo vedere questo grafico perché purtroppo abbiamo conosciuto dei clienti nuovi un po' in quel periodo che hanno avuto sicuramente delle difficoltà, diversi investitori hanno avuto sicuramente delle difficoltà. Ecco perché vi vogliamo dimostrare con qualcosa di concreto come si può continuare a gestire i propri capitali con serenità anche in un periodo, anche in un anno così travagliato come il 2020. Ecco perché chiedo a Paolo di passare un attimo sulla nostra piattaforma e di andare direttamente sul nostro account a vedere un po' i risultati generali assunti nel 2020. Sarà molto interessante vedere anche i risultati della parte di investimento che solitamente potrebbe essere quella che soffre di più in un periodo del genere, ma poi Andrea ci racconterà un po' come risolvere anche queste situazioni. Ora, quello che vediamo in questo momento, grazie Paolo, è il risultato complessivo, cioè un po' di tutte le tecniche utilizzate all'interno del nostro conto da inizio anno e vediamo questo quasi 79% raggiunto. Attenzione! Questo risultato non comprende tutto quello che abbiamo mostrato in diretta, ma ci sono anche nostre operazioni private che ci hanno permesso di ottenere questi risultati. In ogni caso possiamo vedere come a inizio luglio eravamo ad un 42%, comunque anche in un periodo estivo dove solitamente i mercati possono diventare più fastidiosi, abbiamo continuato ad operare aumentando i risultati ma rimanendo assolutamente tranquilli. Ora andiamo a vedere con direttamente l'aiuto di Paolo quali sono i risultati che effettivamente abbiamo raggiunto per ogni singola operatività in termini percentuali ma anche in termini economici. Ciao Matteo, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Vorrei partire un po' a fare questo sommario, ecco, dei risultati proprio dalla parte dell'Investors Club che poi verrà condotto questa sera dal nostro Andrea Arnesano, quindi partendo per ordine cronologico di appuntamenti quotidiani che avrete poi a disposizione questa settimana. Investors Club, percorso più tranquillo per realizzare appunto questo fondo pensione nella quale andiamo a realizzare al giorno d'oggi, quindi 14 settembre, un ritorno sull'investimento del 15,2%, andando a dedicare un capitale medio, diciamo, di $20,000. Passando alle opzioni, quindi domani ci sarà, mi raccomando, vi ricordo, il laboratorio con il nostro Andrea Arnesano. Andrea, bravissimo quest'anno perché ci ha dimostrato che anche utilizzando anche qua un conto medio-piccolo, ecco, intorno agli $8,000, è andato a realizzare insieme a tutta la community e l'aiuto del Trading Club un ritorno sull'investimento del 20,25%. Bene, come sempre, direi, anche il nostro Matteo, che ormai da anni ci fa vedere delle ottime performance per quanto riguarda lo spread, nonostante le grosse difficoltà quest'anno, soprattutto nell'arco delle stagionalità per quanto riguarda le materie prime, un capitale dedicato all'operatività di $50,000, ma marginato, quindi impiegato nello stesso tempo di 25
mila, un ritorno sull'investimento del 55,61% sul totale e del 111,23% sul capitale che è stato utilizzato, quindi un profitto di 29.000 dollari. Arriviamo alla parte azioni, quindi con me, con l'azione in beta trading, quindi non un classico investimento direzionale da cassettisti, ma piuttosto un'operatività anche qua non direzionale realizzata con il pair trading. Anche qua un ottimo risultato per quanto riguarda la parte delle azioni, effettivamente anche con un mercato che ha fatto un po' un sali e scendi con questa tecnica. Quest'anno abbiamo fatto davvero degli ottimi risultati, tendenzialmente andiamo a dedicare a 30.000 dollari per quanto riguarda questa parte, margine impiegato massimo di 18.000. Io chiaramente lo faccio sempre sul totale, perché se è 30.000 dollari il capitale che vado ad allocare, lo calcolo lì, quello che è il ritorno sull'investimento, ed è il 27,9%. E qua vi sfido, anche per quanto riguarda con le azioni, andare a trovare un così bel risultato, soprattutto appunto per chi è andato a lavorare con il metodo da cassettisti. Si parla di un 8.370 dollari di profitto. E infine abbiamo il nostro Lorenzo Lanari, tecnica più rapida, più veloce in intraday, quindi un'opportunità, ecco, per i trader appunto che amano le operazioni in giornata, con un super profitto netto di 52.000 dollari. Qua ovviamente, come diceva prima Matteo, non è che facciamo vedere questi risultati, questi profitti per farci vedere belli e bravi sui mercati, ma per farvi vedere che si può fare, che soprattutto chi vi va ad educare, chi vi insegna un'operatività, un'attività e un lavoro, come quello potrebbe essere appunto del mondo degli investimenti e del trading, in prima persona e sul conto reale riesce ad ottenere questi profitti. Tra l'altro, al di là di tutti questi risultati, vi volevo ispirare questa sera anche con una bellissima operazione, perché andando rapidamente all'interno del nostro conto, qua siamo sulla pagina azione. Ah, tra l'altro, mi si è appena chiusa in diretta un'operazione sul settore bancario. Eccolo qua. Take profit, vediamo il registro eseguiti che stava brillando. Eccolo qua, 46 dollari. Non era neanche in programma, però ben venga, perché qua avevamo messo un take profit e giusto giusto un secondino fa mi ha brillato l'ordine. Quindi anche Sorpresa qua, della diretta. sorpresa della diretta, sorpresa diretta. Anche perché stavo pensando, insieme anche agli altri colleghi, di andare a chiudere una parte di questo trade di Activision Blizzard e Take-Two Interactive per portare a casa e contabilizzare un rendimento. In realtà questa poi l'ho valutata come una posizione bella tranquilla che potete tenere lì anche per i mesi successivi. Quindi ho pensato, vabbè, aspetto chiuderla, vediamo poi nei giorni successivi nei laboratori come si evolve la situazione. E fatto sta che si è chiusa questa posizione su Citigroup e JP Morgan, sono 46 dollari a fronte di un investimento di 250, è un 18 e quasi 5%. Quindi un ottimo risultato, senza stress, una posizione mai toccata questa, messa a mercato nel mese di aprile, se non ricordo male, mai toccata, e preso questo bel profitto del 18%. Al di là di questa operazione, vi faccio vedere cosa avevo pensato per voi, appunto per cercare un po' di stare al passo anche con questi mercati, soprattutto negli ultimi giorni. Eccola qua, questo è uno spread che si va a realizzare tra Pfizer e Merck, sono due aziende che fanno parte del comparto del healthcare, quindi si parla di farmaceutico. Pfizer l'ho scelta al di là dei principi fondamentali che poi vedremo in più in dettaglio proprio giovedì con il mio laboratorio, per un motivo anche come si può dire, di carica e di cercare, ecco, di accompagnare questa azienda che tra poche settimane annuncerà se il suo vaccino anti-Covid sarà effettivamente realizzabile, si potrà dare una mano, ecco, uscire da questa epidemia. Quindi forza Pfizer, sia chiaramente per le motivazioni appunto del coronavirus, ma anche per ottenere qualche bel profitto. Quindi questa è la strategia che volevo postarvi oggi. Vi faccio vedere anche rapidamente la costruzione, la messa a mercato, che così almeno vedete con i vostri occhi l'inserimento di tutto l'ordine. Mettiamo Pfizer ed era un 7 contro 3, quindi ce ne devo mettere 7 azioni di Pfizer e ne mettiamo in vendita
3, eccoci qua, per Merck. Ups, non me l'ha preso. Cancella, ok, perfetto. Ed eccoci qua. Abbiamo creato la nostra strategia, vedete il prezzo dello spread e della coppia che si va a creare, che combacia con quello che è il nostro software T-Stock. Vado a inserire anche proprio qua in diretta insieme a voi il nostro ordine a mercato. Proverò a strappare un prezzo a limite, magari provo a mettermi a 6, metto proprio 6 in un numero tondo, che così vediamo se riusciamo ad entrare con il prezzo a bid con GTC trasmetti. Ed eccoci qua. Perfetto, lo lasciamo in attesa di esecuzione. Ora abbiamo visto il riepilogo un po' di tutti i risultati. Abbiamo visto questa posizione a livello operativo. Vorrei chiamare in causa anche la nostra Silvia Pallavicini, esperta in finanza comportamentale, per definire il rischio di questa posizione. Quindi ciao Silvia, benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo tutti diversi e quindi abbiamo bisogni diversi. Ad esempio, ti sei mai chiesto, seguendo una delle nostre dirette, ma questa strategia che stanno proponendo farà davvero al caso mio? Ebbene, non sei il solo, perché può sembrare banale, ma scegliere una strategia non può essere fatto solo in base all'analisi, ma è necessario avere qualcosa che sia giusto per noi e per il nostro money management. Quindi, come fare per capire se una strategia fa appunto al caso tuo? Devi guardare a parametri come, ad esempio, la durata media dell'investimento, lo stile di investimento, il tipo di operazioni che stai per effettuare, il margine richiesto, tutto da stabilire, da modellare in base a quella che è la tua situazione attuale. Sulla base di questi criteri, questa strategia che abbiamo appena visto insieme ha un rischio moderato. Grazie Silvia, la riprendo io perché vi volevo mostrare anch'io qualcosa sulla soia, qualche strategia nel commodity spread, ma il tempo stringe, quindi la vediamo nei prossimi giorni, tanto il mercato è chiuso, faremo sicuramente in tempo a tornare sul pezzo. Ora ci dirigiamo verso un po' quello che vi vogliamo poi offrire per le prossime settimane. Ci tenevo ancora anche a ricordarvi che i risultati che avete visto prima non sono solo su delle belle slide, ma li potete trovare oltre che documentati sul conto, un po' come vi abbiamo fatto vedere prima con quel risultato, lo trovate documentato con le registrazioni. Quindi vedete ogni operazione che è stata aperta, è stata chiusa, è stata motivata, eccetera. Quindi è tutto veramente assolutamente trasparente e nel momento in cui deciderete di entrare a far parte della nostra squadra, avrete sicuramente la possibilità di vedere tutto questo nel presente e nel futuro, ma volendo anche di andare a ritroso nel passato, un po' come ci sta facendo vedere Paolo per rivedere tutto quanto. Infatti, vi vogliamo dare la possibilità di conoscerci sempre più da vicino con un'offerta davvero davvero speciale. Infatti, vi diamo la possibilità di partecipare ad un mese, sono 4 settimane di sessioni insieme a noi. Quindi potrete seguire 2 sessioni a settimana, saranno un totale di 8 laboratori ad un prezzo di 99 euro. Ma attenzione, attenzione, perché non è che siamo impazziti rispetto alla settimana scorsa, abbiamo preso troppo caldo questo weekend, perché la settimana scorsa c'era una promozione comunque ottima con uno sconto del 30% e il periodo dei 3 mesi era di 1.260 euro. Quindi non è che un mese oggi è diventato così magicamente 99, ma vi diamo la possibilità di seguirci parzialmente, ma comunque di farvi un'idea davvero completa di quello che facciamo. Ovvero, come detto, avrete un mese di accesso alla nostra Trading ed Investment Academy, avrete appunto 2 laboratori operativi a settimana, potrete rivedere tutto quello che abbiamo registrato, potete migliorarvi anche sulla piattaforma e potrete anche vedere la sezione di domande e risposte, ma in modalità di lettura, cioè non avrete la possibilità di fare delle domande
domande in maniera diretta, ma potrete assistere un poco da spettatori a tutto quello che facciamo. Ma comunque è una possibilità immensa, perché attenzione, 99 euro è il prezzo più alto al termine di questa promozione. Ma tornando un attimo sopra nella pagina, se volete partecipare da quest'oggi, potete inserire un codice di sconto, eccolo qua che ce lo fa vedere Paolo, Club 29, poi si preme su, diciamo, invia, e il prezzo per oggi è di 29 euro, quindi uno sconto di 70 euro. Vi dico già che domani il prezzo aumenterà, mercoledì aumenterà ancora e giovedì stessa cosa. Quindi approfittatene oggi, che è il prezzo più basso sicuramente delle due settimane, e sappiate anche che potete con questo acquisto partecipare alla visione di una operatività sola, ad esempio la mia sul commodity spread, quella di Paolo sul beta e via dicendo tutte le altre. Quindi chi fosse interessato può seguirne anche più di una, e diamo la possibilità non solo a chi ancora ci deve conoscere e quindi vuole vedere esattamente con i propri occhi un po' tutto quello che facciamo, ma anche ai nostri clienti attuali che magari seguono solo Paolo sulla parte delle azioni, vogliono seguire anche Andrea, me o piuttosto l'intraday, e quindi vogliono farsi un po' un assaggio di tutto quello che può essere. Quindi offerta eccezionale, ma consideratela un po' come un acconto, ma senza l'obbligo e senza la necessità alla fine di questo mese di completare, diciamo, il pagamento definitivo, ma comunque avete avuto la possibilità di assistere a qualcosa di unico in Italia, ad un trading club, ad un live trading continuativo giorno dopo giorno. Io per questa sera non aggiungo altro, ma tanto ci risentiremo nelle prossime serate. Ora lascio la palla al nostro Andrea e alla parte sull'Investors Club. C'è solo un minuto d'attesa, non andiamo in pubblicità perché su YouTube fortunatamente la pubblicità non ce l'abbiamo, quindi solo un singolo minuto e poi torniamo da voi direttamente con Andrea. Ciao a tutti, una buona serata.